Si respira profumo d'alta quota anche a Livorno ed è anche per questo, ma non solo, che oggi sarà proprio l'Ardenza il campo principale di tutto il calcio minuto per minuto. E dunque per Livorno-Trapani il microfono va ad Ugo Russo. Buon pomeriggio a tutti voi cari amici ascoltatori, il mio verbo torna a titillare i vostri padiglioni auricolari dallo stadio Armando Picchi, da dove rifrangerà eventi e situazioni del match Livorno-Trapani, valido per l'ottava giornata di andata del campionato italiano di calcio divisione nazionale Serie B. Con questa frase riadattata per l'occasione con la citazione dello stadio Labronico, iniziavano 42 anni fa le mie prime radiocronache e l'ho adottata per tanti anni fino al momento di entrare in Rai, l'ho rispolverata per cominciare questo mio ultimo servizio, ora come allora. Per chiudere, hanno segnato tutti e tre gli attaccanti del Livorno in questo rotondo successo amaranto e hanno segnato tutti una doppietta, Cutolo, Siligardi e Vantaggiato. Per i siciliani, che pure avevano cominciato discretamente la partita, un passivo pesantissimo motivato anche dal fatto di essere rimasti in 10 dopo un quarto d'ora del primo tempo per l'espulsione di Lobue in occasione del rigore del raddoppio dei padroni di casa. Il Livorno sale ancora in classifica, per il Trapani una partita troppo particolare e i siciliani potranno sicuramente tentare di risalire subito la china. Ricordo il risultato al Picchi, Livorno batte Trapani 6-0. Ringrazio tutti i meravigliosi ascoltatori che anche stavolta mi hanno seguito, vai tranquillo Ugo, dai. Riporterò sempre nel mio cuore la nostra ultima radiocrona. Grazie Ugo Russo. La dai è terminata. A voi. Grazie Ugo Russo.